ricco di iniziative, tra cui appunto questa che è il coinvolgimento dei bambini. Abbiamo visto stamattina con i bambini della Val di Prati i loro colori, il loro entusiasmo, la loro capacità di fare, di partecipare con un senso della partecipazione molto attiva e soprattutto innocente. È stato davvero un bel regalo a tutta Torano 9 e a tutta l'organizzazione. Io ringrazio la Prologo, il Comune, l'AIAB, la Provincia, l'Unione dei Comuni, il Comitato Feste, la Protezione Civile, la Parrocchia, perché sapete che appena terminata questa cerimonia di premiazione poi saremo impegnati per la parte religiosa, perché tutto questo si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti in onore del nostro patrono San Flaviano. E quindi dalle 5 in poi lasceremo la parola a Don Gian. Io vi ringrazio tutti, in mezzo a noi è arrivato anche il direttore nazionale delle città del Bio, che è Ignazio Garau, con la telecamera che saluto, e saluto tutti voi. Domattina riprendiamo, stasera dopo la processione ci sarà anche un concertino qui in piazzetta. Ringrazio i produttori, gli espositori che sono arrivati non solo da Torano ma da tutto l'Abruzzo e da tutte le Marche. Domattina ci sarà un importante convegno sul biologico, poi Torano entrerà a far parte ufficialmente delle città del bio nazionale, poi si mangia bio nei nostri ristoranti e si cena bio nei nostri ristoranti. Nel pomeriggio di domani ci sarà una degustazione di vini biologici, però presso la sala polifunzionale Alessio Bizzarri. Tutto esclusivamente gratuito, e qui voglio ringraziare e sottolineare l'impegno delle cantine di Torano Nuovo. Per terminare, nel pomeriggio ci saranno castagne e vino bio qui in piazzetta, e domani sera ci lasceremo tutti con un felice ricordo di questo primo biofestival, che sicuramente nel 2013 avremo la seconda edizione. Io lascio la parola alle splendide ragazze AIAB, Abruzzo e Marche. Grazie di nuovo. Io innanzitutto vi volevo ringraziare tutti perché siete stati molto partecipi ai disegni, che erano tutti bellissimi. È stato difficilissimo scegliere un vincitore. Il vincitore è solo simbolico, nel senso che poi noi daremo una pergamena a tutti quanti. Ne abbiamo dovuto scegliere uno, ma è stato casuale e non dettato dal fatto che uno era più bello dell'altro. Quindi è stato un giudizio del tutto super partis. Volevo ringraziare il Comune per questa iniziativa, perché noi siamo stati felici di essere chiamati qui per fare questo evento del Biofestival da Torano, e abbiamo trovato una cittadinanza tutta molto accogliente in questo primo incontro. E quindi, nonostante il paese fosse la prima volta di questo evento, è stato tutto molto partecipe e molto solidale con noi. Quindi l'iniziativa è stata molto... partecipi di noi forse ancora nel progetto. Allora, adesso noi diremo i nomi dei quattro che abbiamo scelto, ma come detto siete tutti stati bravissimi. Allora, i premi consistono, come è arrivato il foglietto a scuola, in una cena in uno dei quattro ristoranti che sono nel comune di Torano. I ristoranti hanno messo un biglietto con la cena per le quattro componenti del nucleo familiare, e noi le abbiamo chiuse in una busta chiusa, anonima. Chiunque vince sceglierà a caso uno dei ristoranti, che neanche noi sappiamo quale sia all'interno, quindi è tutto casuale, proprio perché la grandezza del paese, poi penso che metà siete parenti o... Allora, primo classificato della categoria verde, Rosati e Eleonora. Quarta. Allora, una maestra che poi... Allora, la maestra che pure il premio. Vieni qua sopra, maestra, vieni. Allora adesso diamo la parola alla maestra, che è stata attivissima. Nonostante il comune sia stato chiuso, ha partecipato massivamente al laboratorio.
Elisa De Iulis. Allora, nella categoria bianco, prima e seconda elementare, Strappelli Cristiano. Sì. Era un angelo, poi si è passata le cazzatelle. Adesso, per tutti i bambini che hanno partecipato al disegno, uno alla volta vi avvicinate da noi e vi diamo la pergamena in ricordo di questo evento, di questo primo mio festival, ok? Ci dite il nome uno alla volta e noi ve le consegniamo a tutti.